Buongiorno e benvenuti in un nuovo cheat day, chat day, penso cheat day, non so come si pronuncia, io lo chiamo così. Era da tantissimo tempo che non portavo sul canale un video del genere. Mangio perché feci l'ultimo video così, mangio per 24 ore tutto quello che voglio e risale a giugno-luglio, quindi per dirvi. E niente, raga, io non vedo l'ora, infatti. Oh, io volevo fare sinceramente una calorie challenge, cioè una 10.000 e via. Però sinceramente ho preferito fare proprio un cheat day, un pasto lì, cioè dei pasti liberi in cui mi concedo quello che ho più voglia, quello che più mi fa gola. E infatti ieri sono stata al centro commerciale perché sono andata a vedere un film, L'amica geniale, mamma mia che bello. E mi sono fermata, mi sono ancora nominata. Mi sono fermata a Lushan e quello che più mi piaceva, quello ho preso. Infatti, ho visto delle novità. Due, sì, o una, ma che vi faccio vedere in questo pasto che mi andava troppo. Io la dovevo troppo provare. Infatti, subito l'ho presa. Ovviamente, qui, vabbè, ho il mio solito latte e caffè. Che se mi si sarà fatto freddo, no, è buono ancora. Ho preso i donuts, ovviamente alla fine proprio dell'ultimo pasto, cioè della colazione per esempio, vi lascio le calorie di questo pasto e i valori. Donuts, questo è qua, è farcito con crema di nocciole, sono buonissimi questi qua. Ovviamente non è una caloria, quindi una calorie challenge, quindi non devo finire tutto. E qua è riempito di nocciola, ma penso che sapete come funziona. Non ho trovato proprio le calorie di questo donuts, però ho fatto un calcolo approssimativo. Eccolo qua. Assaggiamo, io già so com'è. Mamma mia, che buono. Di solito era più farcito. Questo è buonissimo. Buono, buono, buono. Passiamo a quella novità che vi ho detto. Parliamone. Cioè, ragazzi, Girella Motta Frutti Rossi. Io questa qui l'ho vista dicembre, l'ultima volta che sono andata al Conad con mia mamma. Stavo lì, la prendo, non la prendo, la prendo, non la prendo, non l'ho presa. Vabbè, evitiamo. Perché io che faccio? Io sono... Quando vedo le novità, oppure tipo sono stata 2 settimane fa, un distributore automatico dove vende snack americani, un po' snack particolari, quindi io li ho acquistati, infatti oggi li proviamo. Io li ho acquistati e poi li ho messi tutti in una scatola. E quindi quando tutte le novità che vedo le metto tutte là, così quando mi capita a fare un cheat day o un vlog o qualsiasi cosa che voglio provarlo con voi, esco da lì e lo provo. E infatti ieri appena ho visto ho detto no, ne approfitto, la devo prendere, mi devo togliere lo sfizio con il 50% di grassi in meno. Vediamo. No, vabbè. Ma quanto è bella la confezione. Mi sono già innamorata. No, vabbè, raga, è bellissima. Così di cioccolato. Assaggiamo. Sotto il cioccolato fondente. Buonissimo. Questa dovete provarla, se vi piacciono tipo frutti di bosco, frutti rossi, la dovete prendere, la dovete provare. Solo per la confezione dovete prenderla.
Buona. Passiamo con i muffin con cioccolato Milka. Allora, io questi non ricordo, pagati 3 euro. Vada. Io questi non ricordo, ma se non sbaglio già li ho provati, ma boh. L'abbiamo provati proprio insieme, non, boh, non mi ricordo. Vabbè. No, arriva. No. Milka. No, raga, è una bomba. Poco farcito. Quello lì del McDonald's alla Nutella, lo preferisco di più, però è molto buono. Andiamo ad assaggiare loro famosi biscotti presi dal distributore e sono questi qui alla fragola e crema Oreo. Vediamo, sono i primi Oreo particolari che io provo, che di solito provo sempre, cioè quelli là classici oppure quelli là che si trovano qua tipo brownie, non riesco ad aprire la confezione. Sente tantissimo di fragola, ma che buoni. Allora, eccoli qua. Allora, sono buoni, solo che lo strato di fragola è troppo sottile. Quindi non si sente molto. Ma sì. Niente male. Sono piacevoli, se vi piace la parola. Io con l'ultimo pezzettino, cioè l'ultimo biscotto di Oreo, concludo qui la mia colazione e noi ci vediamo direttamente con il pranzo, perché adesso devo scendere, devo andare a fare un po' di servizi, quindi ci vediamo direttamente per il pranzo. Eccoci qua con il pranzo, mamma mia raga. Già so che è buonissimo. Allora, io praticamente ho fatto il ragù, avete visto? L'ha fatto mamma, non l'ho fatto io. Praticamente io devo farmi la carbonara. Solo che stamattina, prima di scendere, ho visto che mamma stava preparando il ragù. Però l'ho visto, ho fatto no, vabbè.
ma butto un po' di pasta in più che mangio anche io, il ragù, l'ha fatto per mia sorella cosa, e avevo troppa voglia, una di voi, avevo troppa voglia e quindi ho deciso di mangiarmi il ragù. Uno può dire, vabbè, ma è una cosa semplice, cioè, stai facendo un cheat day che ti mangi. È un pasto libero che ti mangi ragù, sì, raga, ragù, perché non lo mangio mai. Solo fatto da me, ma è una cosa prendere e farlo con il sugo, più olio, proprio prendere un altro tipo di carne, un altro tipo di macinato. Invece io quando lo faccio sempre un po', tra virgolette, in sapore. E quindi è veramente tutta un'altra cosa. Infatti è proprio... è raro che mangio il ragù. Mamma mia, raga, che buono. Vi lascio qui, vabbè, dopo le calorie, come sempre. Divorato, troppo buono. Ovviamente, dopo il pranzo, e poi questo sarebbe il mio pre-workout, ci sta un bel dolcetto, giusto? Quindi insieme adesso ci spostiamo da quest'altra parte e proviamo insieme due cosine. Proviamo due snack che ho preso sempre in quel famoso distributore che poi alla fine si trovava anche qui, però mi sono trovata e l'ho preso. Ed è il Kinder Maxi King ed è ricoperto, vabbè, crema al latte con fuori nocciola e all'interno c'ha il cuore di caramello. Eccolo qui. Proviamo. Ovviamente oggi non so aprire neanche una confezione, mamma mia, alla fine fuori sembra, come si chiama? Il Ferrero Rocher uguale, assaggiamo. La faccia. Buonissimo, sembra un gelato. Troppo buono. Questo dovete prenderlo perché fuori dà quella croccantezza e poi dentro la morbidezza. No, vabbè, innamorata. E proviamo un altro snack che è questo qui della Milka Choco Snack. Proviamo.
proviamo. Me l'ho cambiato un po' al Kinder Pinguino. No. Buonissimo. Sopra sembra la Kinder Delizio. È buonissima, ve lo giuro che è buona. Sembra una cosa tra Kinder Delice e Kinder Pinguì. Una bomba. Quindi il pranzo è andato, anche il dolcino è andato. Sono l'una e mezza. Io verso le 3 vado ad allenarmi, poi farò il mio solito giro, però questa volta è l'inverso. Vado prima ad allenarmi, poi vado a scuola guida e poi ritorno a casa e facciamo la cena e ovviamente il pre-nanna. Una cena molto stile pub, però fatto in casa. E quindi adesso vado, mi vado a preparare, quindi sicuramente mi vedrete alla cena vestita diversamente, perché sono appena rientrata da palestra, scuola guida, bla bla bla. Quindi a dopo. Ditemi voi se non è food porn quello che avete visto, cioè adoro. Ovviamente questo sarà il primo round, sono le 8, cioè guardate qui. Infatti scusatemi anche le condizioni, sono le 8, quindi questo sarà il primo pre-workout, post-workout, scusate mi sto fusa. Il primo post-workout, dopo ci sarà un secondo, perché sono le alette di pollo aia, perché la mia famiglia le mangia, quindi le voglio provare anch'io, mai provate, con le patate, visto che ancora non erano pronte, ho fatto vabbè, io mi faccio il mio bel paninozzo con pane, uovo, hamburger di macinato fatto, cioè mia mamma si è fatta portare il macinato da mio padre, e vabbè, ha fatto tipo l'impasto della polpetta con uovo, pane, latte, prezzemolo, e me l'ha fatta lei, e in più ci ha aggiunto le melanzane, adoro, quindi assaggiamo. Avevo una fame assurda, non mangiavo da l'una e mezza, fate un po' conto. Che bontà. Con l'uovo è assurdo. Buono. Di questo pasto vi lascerò proprio alla fine, mi prendo il naso, alla fine proprio vi lascio di tutta la cena le calorie finali,
Oggi infatti ho visto un po' sul telefono, siamo all'incirca adesso sulle 3000 calorie, ho aggiunto anche ovviamente le alette e le patate, sulle 3000 calorie. Ci sta alla fine sforato di 500, però ovviamente ci sarà sicuro sicuro anche il dolce, tra virgolette dolce, però vabbè, ci sarà anche, concludiamo con qualcosa di dolce come sempre. E quindi penso che siamo sulle 3200-3300. Ci sta, ci sta. Alla fine ho fatto un cheat day, tra virgolette, diciamo, pranzo. Pranzo e cena pulito, tra virgolette. Però ci voleva, raga, veramente ci voleva proprio di, tra virgolette, cioè per me, no, perché mo mi sono cavata queste tra virgolette? È proprio un momento per staccare la spina dalla quotidianità. Lo voglio dire questa cosa perché molte persone dicono: vabbè, tu sei una ragazza, non puoi farlo, perché c'è ancora questa mentalità che ormai non si cambia, che noi ragazze non possiamo farle, noi ragazze non possiamo mangiare più di 1000 calorie, è sbagliato, ragazzi, tutto stronzato, ve lo dico proprio col cuore. Io non mangio tutti i giorni così, io non mangio tutti i giorni ciambelle, non mangio tutti i giorni muffin, merendine confezionate, o quel che sia. Cerco sempre di mangiare la mia quotidianità sempre pulito, quindi questo pasto, cioè questa giornata qui non mi fa male, anzi mi fa solo che bene. Oggi sono arrivata in palestra con una carica, secondo me erano tutti gli zuccheri che avevo in circolo nel mio sangue. Poi raga, non è che io ho fatto questa giornata dove ho mangiato un po' di più e ho trascorso tutta la mia giornata sul divano. Assolutissimamente no. Mi sono allenata, sono andata a scuola guida, ho camminato tanto, stamattina ho camminato. E infatti l'orologio segna 12.333 passi. Quindi per dirvi, non è che se ho fatto una giornata sedentaria, 24 ore su 24 sul divano, no. Ma ci tenevo a dire questa cosa, quindi adesso io, a pancia piena finalmente, perché non ce la facevo più, aspetto le alette e le patate, e noi ci vediamo dopo con le alette e le patate. Ah, e dopo proviamo anche insieme la maionese zero che è arrivata oggi, che ho fatto anche un unboxing di All Supplement. Me l'avete consigliata in tantissimi, quindi oggi la proviamo insieme e vi dico un po' cosa ne penso. Speriamo bene. Essermi uccisa un ginocchio, perché pensate che questo tavolino è di vetro, ho preso proprio il pizzo, l'ho preso io. Ma va bene, vi ho fatto vedere già tutto. Alette con patate, queste qui sono dell'Aia, e volevo provare con voi questa maionese zero della Colfit. Vediamo, non ho tolto neanche la carta, beh. Il sapore ci somiglia. Anche la consistenza. Assaggiamo con le patate. Assaggiamola da sola. Raga, è buonissima rispetto alle altre salse, ok, che non sa proprio di maionese maionese, però vi assicuro, no, vabbè, raga, è spettacolare, ve lo giuro. Raga, ci somiglia, ve lo giuro che ci somiglia alla maionese. Nuova passione. Assaggiamo l'aletta. Con la paprika dell'Aia, buonissima. Un po' piccanti, assaggiamo.
Ma che sta bontà. Delle prime salse che ci somiglia tantissimo alla maionese. Adoro. L'ultimo pasto della cena salato è andato, quindi adesso vabbè, devo riportare tutto in cucina e noi ci vediamo direttamente dopo con il dolce. Comunque, raga, questa maionese vi assicuro che è la vita. Se vi piace la maionese, questa dovete prenderla, è troppo troppo buona. Quindi io adesso nel frattempo vado un po' ad editare questo video e poi noi ci vediamo dopo con il dolce. Non ci fate caso alle mie condizioni. Eccoci qui io con il, diciamo, pre-nanna, che è poi l'ultimo pasto della giornata, con questo gelato qui proteico della San Montana. Gelato questo qui al cioccolato, questo qui è il famoso gelato proteico. La confezione è bellissima, solo che si è rovinata. Ma ce la ceviamo. È ancora un po' congelato. Ovviamente li voglio assaggiare con questi qui, oh. Chips, non lo so, comunque sono i cookies. Facciamo prima a dire così. Oddio, come profumano, non sapete io come mi sto arrangiando. Raga, mi stavo mettendo ad editare, quindi ho preferito portare tutto di qua e mettermi qua.
assaggiato sono le confezioni, cioè guardate qua, ma vabbè, veramente non l'ho mangiato tutto. Io sicuramente avrò tutto il musetto sporco, ma va bene. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!